Brutta notizia per il pubblico di Canale 5. Beatrice ha lasciato il Grande Fratello, infatti l'annuncio ufficiale è arrivato nella giornata del 3 gennaio dallo stesso programma. Apparsa sul sito e sui social una nota della produzione, che ha confermato questa decisione della Gefina. Ovviamente stanno già scrivendo in tanti per capire cosa sia potuto accadere in queste ore. Beatrice ha lasciato il Grande Fratello, dopo che era stata vittima anche di una brutta situazione, anche se non dovrebbe c'entrare questo con la sua scelta di uscire dalla casa. Infatti, alcuni concorrenti tra cui Anita e Varrese, le hanno mentito dicendo che non avessero avuto nulla dalla suite in cui erano stati, invece hanno regalato delle fragole ad altri Gefini loro amici. Beatrice ha lasciato il Grande Fratello, il motivo? Era già successo poco tempo fa e ora Beatrice ha nuovamente lasciato la casa del Grande Fratello in maniera improvvisa. Il timore è che fosse successo qualcosa di brutto, anche perché la volta precedente se n'era andata per alcuni problemi di salute del padre. Adesso il GF non ha scritto molto, ma poi è stato lo staff a chiarire ogni dubbio sulle cause dell'uscita. Questo è il comunicato ufficiale del Grande Fratello, Beatrice Luzzi lascia la casa di Grande Fratello per motivi personali. Quindi, si tratta di vicende private, infatti lo staff ha detto che è deceduto il papà. Stanotte è venuto a mancare l'architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice. Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i familiari. Beatrice lascia la casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari. La speranza dei sostenitori di Beatrice, che vorrebbero lei come vincitrice del Grande Fratello, è che possa tornare al più presto nella casa. Ma al momento c'è grande mistero su ciò che potrebbe succedere.